culturale del capitalismo, non solo che economico, da che le teorie liberali hanno trionfato, noi abbiamo visto la decrescita costante del lavoro, della presenza di lavoro nei nostri stati, nelle nostre regioni, nei nostri territori, e stiamo arrivando a una situazione che ormai è insostenibile. I dati li conoscete tutti. Si dice spesso la politica deve fare di più, vero, giusto, però è anche vero che noi dobbiamo iniziare una riflessione su come si può creare lavoro, e in una regione come la nostra forse dovremmo provare a fermarci per capire come si può creare lavoro e che cosa si può fare per creare lavoro, perché noi siamo in una regime di Stato liberale capitalistico, per cui mentre prima i problemi si potevano risolvere facendo sì che lo Stato, che poteva entrare direttamente nelle questioni economiche, poteva aprire, come qui è successo in altri periodi, fabbriche per garantire l'occupazione su settori strategici, oggi questo non si può più fare. Addirittura siamo al punto che noi non possiamo nemmeno più dare dei soldi a fondo perduto per fare aprire aziende, per fare aprire attività, perché l'Unione Europea ti impone di non poterlo più fare in modo totalmente integrale. Quindi la capacità dello Stato di creare, o del pubblico di creare lavoro, è limitata, è fortemente limitata, e richiede in realtà forse un altro approccio. Allora, dalla parte del lavoro, perché? Perché la nostra comunità politica, voi sapete che noi arriviamo da SEL, si è sempre schierata a fianco dei lavoratori in qualsiasi vertenza. Ieri eravamo a Escolca, dove c'è stata una panoramica di tutte le situazioni disperate che come gruppo consigliare stiamo cercando di seguire, ma come dire, riteniamo che si debba discutere di lavoro, si debba ripensare il lavoro e si debba ripensare anche al sistema culturale che vuole creare e strutturare il lavoro. Per esempio, pensiamo al concetto di voucher. Oggi c'è un'importantissima manifestazione che in questo momento è in corso a Roma. Perché? Perché c'è chi pensa al lavoro come una prestazione che deve essere data attraverso i voucher, su cui probabilmente si è fatto uno sconsiderato abuso, perché nel momento in cui si sostituiscono i contratti per far lavorare la gente con i voucher, evidentemente c'è qualche problema, ma in generale con l'approccio di lavoro. Perché per esempio per la mia generazione il lavoro a tempo indeterminato, il lavoro che ti dà una sicurezza, che ti consente di poter fare tutta una serie di cose, è semplicemente un'utopia, non esiste. Allora, questo può essere solo responsabilità della politica, sicuramente sì, ma non solo, perché è anche una responsabilità del modo in cui noi pensiamo, immaginiamo la società e lasciamo passare certi messaggi culturali, certi messaggi di organizzazione della società. Abbiamo il compito e il bisogno di ripensare la nostra società in un'altra ottica. E poi oggi parleremo anche, grazie, scusate la tosse, grazie a Massimiliano, che è un compagno, uno degli esponenti più importanti di Articolo 1 a livello nazionale, ed è vicepresidente della Regione Lazio, che ha presentato una legge nella sua regione, insieme ai consiglieri di Articolo 1, costruita dal basso con movimenti e associazioni, sulla riconversione ecologica, sociale e militare delle strutture produttive. Qui, siccome sono nel Sucis, so bene che pronunciare queste parole è, come dire, un rischio, chiarisco. Non significa chiudere le industrie, qualunque esse siano, in giro per la Sardegna, per riconvertirle, non si sa bene a che cosa. Non stiamo parlando di questo, voi sapete che la mia e la nostra posizione è chiara sul tema della difesa del polo industriale dell'alluminio, ma è un'altra cosa, perché io vivendola dall'interno vedo che in regione è quasi impossibile riuscire a programmare il futuro, perché si è talmente congestionati dalle emergenze che è difficilissimo trovare il tempo per farlo. La bellezza, secondo me, di questa legge che diffonderemo e distribuiremo e su cui noi vorremmo iniziare un lavoro dal basso è proprio quello di creare uno strumento che ti consente di programmare, di ragionare, di creare un organismo con il compito di dire: beh, vabbè, qui c'è una realtà produttiva militare, perché c'è una base militare che occupa tot persone. Se noi chiudiamo questa base, cosa effettivamente possiamo fare che possa far recuperare questo lavoro? Perché è inutile, noi non possiamo continuare a pensare di programmare il nostro futuro con slogan: più turismo, più agroalimentare, più... Ci vogliono strategie complesse, perché il mondo è complesso e perché il mercato in cui noi viviamo, che non è controllato da noi ma da altri, è complesso. Pensate alla speculazione che è in corso in queste ore sul grano,
ferocissima o quella che abbiamo dovuto affrontare sul latte. Quindi è una legge che mette al centro il tema della programmazione e un altro tema importante, che è questo: che cosa succede a quegli operai che vengono buttati fuori da quei percorsi industriali. Noi oggi non abbiamo una legge che dice questo, che dica per esempio, come magari si faceva un tempo, gli si dà una quota pro capite con cui fare altre attività. Non esiste, abbiamo una, come dire, situazione per cui in base alla sensibilità della politica si decidono di fare liste piuttosto che inserire in cantieri, piuttosto che prorogare cassa integrazione o quant'altro, ma non esistono strumenti di programmazione. Allora oggi noi, con molta delicatezza, vogliamo provare a lanciare questo elemento di riflessione e vedere che cosa succede, vedere che cosa riusciamo a coltivare da questo punto di vista. Quindi, dalla parte del lavoro, iniziamo questa tavola rotonda, abbiamo Manolo, che tutti conoscete, che coordinerà la tavola, i nostri ospiti sono Rino Barca, per la CISL, anche lui non ha bisogno di presentazioni, Roberto Pudu, per la CGIL, segretario territoriale, come sapete, della CGIL, il presidente dell'ARCI Sardegna, Marino Canzoneni, e Massimiliano Sbiriglio, nostro compagno che abbiamo avuto come gradito ospite 2 giorni qua da noi. A te la parola. Grazie. Grazie Luca. Direi di iniziare subito, prima un po' di saluti. Vedo in ultima fila il consigliere regionale Eugenio Lai, anch'egli di Articolo 1. E sì, vicepresidente peraltro del Consiglio regionale, il segretario regionale della FISBIC Giorgio Piras, Massimo Usai, consigliere comunale, Ivo Melis, sindaco di Masainas, accompagnato dall'assessore Ilaria Portas, insomma, che non ha bisogno di presentazioni in questa sala, Giorgio Matteo, presidente dell'associazione ASP, Enea Casti, presidente dell'associazione Radici della città, mi corregga se sbaglio, e poi anche altri amici che sono presenti qui, che poi saluteremo durante appunto questa importante iniziativa. L'articoleremo in questo modo: faremo subito 2 giri tra i relatori di 5 minuti a testa, dove affronteremo le tematiche del lavoro in ambito regionale, direi anche nazionale, quindi in un ambito anche più ampio di quello che solitamente siamo abituati ad affrontare qui in questo territorio, nel quale il lavoro purtroppo è uno degli elementi sicuramente principali di ogni azione politica e sindacale degna di questo nome. Successivamente apriremo poi il dibattito al pubblico e concluderemo con l'intervento unico, singolo, del vicepresidente della Regione Lazio, Massimiliano Sbiriglio, che illustrerà questa proposta di legge, che poi è stata anche concretizzata successivamente, sulla riconversione dei siti militari. Insomma, una tematica molto importante anche nel nostro territorio, essendo presente un poligono tra i più grandi in Europa, che occupa circa 7.200 ettari del nostro territorio, e tanto più in una regione come la Sardegna, che è quella all'interno della quale ci sono circa il 66% delle servitù militari distruttive, ovvero quelle dove si bombarda, ovvero quelle dove c'è il consumo di territorio. E quindi una tematica importante che è oggetto spesso di manifestazioni, di dibattiti politici a livelli più alti, e quindi discutere su come si possono sostituire determinati, chiamiamoli, modelli di sviluppo, probabilmente un po' improprio se parliamo di un poligono militare, ma sono sempre delle realtà dove ci sono dei posti di lavoro, dove viene garantito un ritorno e un indotto economico, e quindi non possono chiudere se un domani dovessero appunto essere chiusi, non possono chiudere così senza che ci sia un'alternativa. Direi di partire subito quindi sulle tematiche del lavoro. Come anticipato Luca Pizzuto, oggi a Roma c'è una grande manifestazione, che è quella della CGIL sulle tematiche del lavoro, e nello specifico per denunciare anche la reintroduzione dello strumento dei voucher con la finanziaria bis, dopo che gli stessi sono stati praticamente eliminati solo 3 mesi fa, per scongiurare quel referendum che avrebbe potuto in qualche modo compromettere le elezioni amministrative. Ma io direi di partire anche un po' più da lontano, e quindi la prima domanda, o lo stimolo, se così possiamo definirlo, che mi sento di fare ai relatori è questo: dal 1997, con l'introduzione della legislazione che ha portato in Italia il lavoro somministrato, ovvero quello interinale, il cosiddetto lavoro sicuro, il lavoro a tempo indeterminato, è stato messo in discussione.
I legislatori di allora, quella fu una legge che fu portata avanti da un governo di centrosinistra con il ministro Treu, in quell'occasione dissero che siccome il mercato del lavoro era globalizzato, siccome il mercato del lavoro si apriva a uno scenario internazionale che non era più quello precedente alla guerra, nella guerra fredda, era necessario appunto introdurre degli strumenti per la flessibilità che potessero permettere appunto una maggiore competitività del sistema in generale. E poi abbiamo visto tutte le leggi che si sono susseguite negli anni fino alla famosissima legge appunto del Job Act, che è stata approvata nel 2014, che in qualche modo ha dato il colpo di grazia a quelli che erano i diritti così costituiti e conquistati nel 1970 con lo Statuto dei Lavoratori. Quindi, partendo da lì, facciamo un giro, direi che possiamo partire da Roberto Pudu. I diritti dei lavoratori possono essere conciliati con quello che è il mercato del lavoro in un'epoca di globalizzazione, di concorrenza forte e sleale, dove spesso le centrali, quelle del lavoro, della produttività, dello sviluppo, non risiedono neanche, spesso neanche direttamente, nei territori dove poi i lavoratori si recano nel proprio posto di lavoro? Prego. Intanto chiedo scusa perché so che aspettavate anche a me, che arrivavo appunto da Roma, da questa imponente manifestazione che, oltre che a denunciare la reintroduzione di quelle norme che precarizzano, che noi diciamo schiavizzano, no? Le persone. Oggi c'è un ragazzo che nel nostro palco ha dato a tutti il racconto della sua esperienza con tre voucher in una giornata, ci ha rimesso tre dita durante il lavoro, però non c'è assicurazione, non c'è pensione, e questo ragazzo non ha più quelle tre dita per 21 euro. Però era già 8 ore che lavorava e i voucher erano solo 3. La domanda è sì, perché no? Perché non si deve conciliare il diritto delle persone con il business, con l'economia, con il sociale? Assolutamente sì. Dal 70 è nato lo Statuto dei Lavoratori, e lo Statuto dei Lavoratori non ha fatto altro che far diventare cittadini, no? Dare il titolo di cittadinanza dentro i luoghi di lavoro ai lavoratori. Erano cittadini fuori, ma dentro erano lavoratori servi del padrone, dappertutto. Nel 70 questo diritto di cittadinanza è arrivato, e poi man mano, no, con il Job Act, no? Non è solo il Job Act alla fine ha tolto l'articolo 18 per una grandissima parte di lavoratori, che non è la maggioranza dei lavoratori che dovrebbero avere, ma in tutti questi anni quella normativa, quello statuto dei lavoratori è stato tagliato, ridotto ai minimi termini giorno per giorno, anno per anno, e l'hanno fatto tutti, l'hanno fatto i governi di centro, di destra, di sinistra, l'hanno fatto tutti. E questa cosa perché arriva? Perché si mette, come diceva Luca nell'introduzione, al centro della possibilità anche di vivere, no? E di lavorare, l'economia, il profitto, e non il pubblico, non il sociale. Noi pensiamo che si debba avere la possibilità di creare l'equilibrio, non una cosa che sia squilibrata nei confronti degli uni e degli altri, l'equilibrio che permetta di vivere un vivere civile, sia nella vita quotidiana, sia all'interno dei luoghi di lavoro. Perché no? E ritorniamo a quella domanda, no? Perché no? Perché evidentemente i potentati invece hanno maggiore influenza nei governi di turno, nelle situazioni di turno. Oggi abbiamo manifestato, lo dicevo, e la chiudo anche perché abbiamo detto 5 minuti, altrimenti diventano altre cose. Perfetto, abbiamo manifestato non solo per recuperare quella strada dei diritti che abbiamo rimesso in campo con la ricerca delle firme. Guardate, la CGIL ha 112 anni di vita, è l'unica organizzazione,
non di un tipo, è l'unica organizzazione che ha lo stesso nome, gli stessi principi, gli stessi valori, gli stessi il senso di esistenza per tutti e 112 anni. Ed è la prima volta che la CGIL in questo paese ha promosso dei referendum. Non è una cosa normale. Noi abbiamo dovuto proporre dei referendum che sono stati cancellati perché hanno cancellato la legge, anzi le leggi, perché due le hanno cancellate, una la responsabilità solidale sugli appalti e l'altra quella che, per la quale oggi lavoriamo in piazza, per l'eliminazione dei voucher. Certo, poi il lavoro accessorio va normato, e questa cosa qui, il lavoro occasionale va normato, ci vuole, ce l'abbiamo anche nella nostra carta dei diritti. Se qualcuno è curioso, all'articolo 80-81 c'è quello che noi pensiamo, cioè quello che la CGIL pensa si debba fare per normare, per regolamentare il lavoro occasionale, perché c'è, serve, è inutile fare finta che non ci sia. Ma oggi eravamo lì in piazza per dire no allo schiaffo alla democrazia che questo governo e questo Parlamento ha dato ai cittadini. Noi abbiamo raccolto le firme, 3,5 milioni di firme, abbiamo presentato una carta dei diritti universale del lavoro che non riguarda solo i lavoratori dipendenti ma riguarda i lavoratori in senso generale, cioè tutti. Ci sono una novantina di articoli strutturate come la nostra idea di ripristinare, di andare anche oltre lo statuto dei lavoratori che nel tempo è stato, come dire, massacrato, no? Ok, ma lo schiaffo alla democrazia era questo. Lo schiaffo alla democrazia cancellando una legge e riapprovandola due giorni dopo la data che si sarebbero dovuti poter pronunciare i cittadini di questo paese. Questa è una cosa che mi pare faccia il paio con la domanda che faceva Manonna. Grazie Roberto Puddu. È già un miracolo che un sindacalista rispetti i tempi del suo intervento, lo dico a modo di battuta. Salutiamo il vice sindaco di Piscinas Gianluca Trastus e il presidente dell'Umanitaria Paolo Serra che sono presenti in sala. Direttore, va bene, mi arrivano anche i comunicati stampa ogni giorno, quindi dovrei saperlo. La parola ora a Marino Canzoneri, presidente regionale dell'ARCI. Prego. Ma Paolo mi perdonerà, ma ho lavorato qualche mese nella società umanitaria. Il tutto per dire che insieme alla CGIL siamo stati tra i fondatori del Partito Socialista nel lontano 1898, quindi diciamo sono organizzazioni che hanno qualche mese sostanzialmente. Ed era la Camera del Lavoro di Milano, perché la CGIL nazionale non era stata ancora fondata. Ok, io tanto voglio ringraziare chi ha invitato l'ARCI a questa riunione. La questione che ci siamo posti io, Franco, il gruppo dirigente, quando abbiamo ricevuto questo invito era: ma a che titolo noi andiamo lì? Una organizzazione che si occupa di tempo libero, di cultura, di fronte poi appunto ad organizzazioni di altro peso come la CGL, la CISL, ma lo stesso Massimo Smeriglio che seguo con una certa costanza su Facebook, quindi conosciamo la competenza. Noi non abbiamo competenza per dire questo sviluppo, questa zona ha bisogno di questo sviluppo e così via, se non forse quello di ripetere quello che dal 1970, quando iniziavano le comunità montane, si usava a dire salvare l'esistente, recuperare la nostra tradizione agricola, lo sviluppo turistico. Sono le tre cose che da allora si dicono per salvare la zona e si continuano a dire. Sono passati ormai quasi più 50 anni e mi pare che non si sia mosso granché. Allora, direi che l'intervento di Luca ha chiarito molto, almeno nella mia testa, la questione. Io penso che un'associazione culturale come la nostra, un'associazione di divertimento anche, di cultura,
non possa far altro che mettere in evidenza la necessità di un cambio di paradigma. Guardate, la svalutazione del mondo del lavoro, iniziata, come si diceva, una trentina d'anni fa, non è un fatto italiano, è un fatto generale ed è strettamente legato alla globalizzazione. Oggi c'è un'interpretazione che dice che questa svalutazione del mondo del lavoro avviene perché c'è un grandissimo esercito industriale di riserva e quindi c'è, come si potrebbe dire, una concorrenza fra i lavoratori così alta che fa sì che il prezzo del lavoro sia estremamente basso. Io non la penso così. Certamente il gran numero di disoccupati, soprattutto nella nostra regione, nella nostra zona, certamente anche la grande immigrazione ha costituito un grande esercito industriale di riserva. Ma c'è un problema. Questa globalizzazione ultima, la seconda globalizzazione capitalistica, ha introdotto un elemento nuovo, che è la distruzione del lavoro. La distruzione attraverso l'uso costante di macchine che non sostituiscono solo il lavoro manuale. Oggi come oggi le macchine sostituiscono il lavoro intellettuale, i servizi, sostituiscono gran parte del lavoro manuale. C'è una capacità di produzione da parte di queste tecnologie atte a far sì che poche ore di lavoro di ciascuno di noi determinano una produzione di beni e servizi tale da farci star bene. E anche, come si potrebbe dire, questo tipo di produzione è anche, un minuto, finisco subito, è anche legato ad un altro elemento, che è quello che viene prodotto appunto da macchine e da computer e da cose, permetterebbe quindi l'indirizzo dei lavori più su altre questioni, permetterebbe lo sviluppo della persona, permetterebbe la cura delle persone, permetterebbe la socialità. Io ricordo, questa è un'utopia che la scuola di Francoforte una cinquantina d'anni fa aveva ben chiaro in testa. Marcuse sottolineava il fatto che questo tipo di società permetterebbe la possibilità della liberazione dell'uomo dai bisogni. Ora, noi dobbiamo tentare di fare questo cambio di paradigma, mettere al centro del discorso non più solo ed esclusivamente la produzione, ma mettere al centro del discorso la redistribuzione della ricchezza, non più la produzione della ricchezza, ma la redistribuzione della ricchezza, mettere al centro, sto davvero finendo, mettere al centro del discorso sulla redistribuzione della ricchezza i cambi degli equilibri di potere all'interno della società. Grazie Marino. Mi pare di capire quindi un cambio di paradigma totale nei confronti della nostra società. Effettivamente hai anticipato un po' la seconda tematica che avrei voluto affrontare nel secondo giro, quella quindi della rivoluzione industriale, dell'Industry 4.0 che sta prendendo piede un po' in molte nazioni con l'evoluzione tecnologica. E quindi torneremo nella seconda parte su questo argomento, che credo che sia dirimente da qua al futuro per quanto riguarda il lavoro. Ciò non toglie però, rispetto alla domanda che ha inaugurato questa conferenza, che un'azienda tedesca, ad esempio, nel settore delle automobili, ha un indice di produttività molto superiore a quello di un'azienda italiana, per tutta una serie di fattori. E quindi, tornando alla domanda originaria, come si può concepire appunto il rispetto dei diritti dei lavoratori in riferimento anche alla richiesta sempre più forte di flessibilità da parte delle aziende, da parte di un sistema, di un mercato del lavoro globalizzato, se poi la concorrenza che c'è negli altri paesi, ad esempio quelli europei, quelli che sono affacciati nel mercato unico al quale noi ci rivolgiamo,
se poi la concorrenza è così forte, la produttività è così elevata rispetto a quella media di un operaio italiano. E quindi, in riferimento a ciò, come si possono conciliare poi le richieste del mercato del lavoro, di coloro che organizzano i fattori della produzione, con quelle sacrosante dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali riferite quindi ai diritti e alle tutele? Rino Barca. Anch'io ringrazio Luca dell'invito. Parlare di lavoro oggi, soprattutto in questo territorio, diventa anche un elemento per cercare di capire quali possono essere gli elementi che ci possono dare una mano per cercare di risalire questa china. Ma io credo che proprio da alcune cose che diceva Luca inizialmente, che con l'impatto che c'è stato dell'Italia che è entrata dentro la Commissione, dentro la Comunità Europea, qualcosa si è cambiato. Noi forse non eravamo pronti, la nostra legislazione, diversamente da altri, non era neanche pronta ad affrontare determinate tematiche, soprattutto quelle del lavoro. Mentre gli altri paesi, cito la Germania, perché più di tutti è in prima linea rispetto alle questioni relative al lavoro, si è strutturata dal punto di vista della tutela dei lavoratori. Non voglio dire che il fatto che ci siano troppi sindacati sia un elemento, ma il fatto di essere propositivi e partecipativi nelle vicende del mondo del lavoro, anche dentro le aziende, io credo che sia uno di quegli elementi che può essere oggi in Italia, alcuni esempi li abbiamo avuti. Io ritengo che nel momento in cui si è partecipi alla vita del mondo del lavoro, anche come lavoratori, nelle proprie aziende, io dico che si è interlocutori di se stessi nel futuro anche della prospettiva dell'azienda. Quindi su questa partita io credo non abbiamo costruito nulla in questi anni. Io penso che sia molto importante l'ultimo contratto nazionale del lavoro che abbiamo sottoscritto come metalmeccanici, è emblematico che i lavoratori devono essere parte attiva della vita dell'azienda, quindi anche nelle scelte dell'azienda, attraverso gli incontri che devono essere fatti per poter verificare passo passo quello che è l'andamento aziendale. Non può essere solo una prerogativa aziendale, così come è importante, fondamentale dentro le aziende che la formazione diventi uno degli elementi che possa permettere anche nelle varie diversificazioni che ci sono dentro le stesse aziende di poter colmare questi differenziali che ci sono anche di problematiche di nuovo lavoro che possono permettere ai lavoratori con la formazione di essere inseriti in nuovi sistemi. Quindi da questo punto di vista noi stiamo partendo oggi rispetto a queste cose. È chiaro che avere fatto un sistema dentro l'Europa così come è avvenuto per l'Italia, è entrata dentro con una moneta unica e una legislazione che non permette di avere condizioni uguali ad altri paesi, ci ha penalizzato fortemente. Io credo che ci siano troppe cose che in Italia dal punto di vista politica non trovano soluzione. Una di queste, io credo che sia la peggiore di tutte, io lo chiamo il cancro di questa sezione, è proprio la burocrazia. Una burocrazia che non permette di poter prendere decisioni rispetto a quelle che possono essere le varie, adesso mi viene l'esempio del problema che abbiamo adesso attuale anche nel territorio, giusto per stare l'esempio, il problema delle discariche. Non può essere che un'azienda che deve avere una prospettiva, sì o no, deve avere una risposta in termini positivi o negativi rispetto a quelle che devono essere le concessioni, perché noi ci mettiamo anche dalla parte di chi a questo momento sta, e io ritengo che i lavoratori da questo punto di vista stiano facendo la loro parte, debba trovare una soluzione rispetto a quelle che sono le loro prospettive future. Dico solo una cosa sulla questione dei voucher. Ma io sono rimasto un po' così perplesso. Un governo che rifiuta un confronto con le organizzazioni sindacali a tutti i livelli, a fronte anche di un referendum che la CGIL stava portando avanti, ma so che CGIL e CISL e UIL hanno chiesto più di una volta un incontro per poter cercare di modificare, non si trattava di, per quanto ci riguarda, di eliminare i voucher, si trattava di migliorarli nella loro condizione, regolamentarli nella condizione, perché l'abuso era diventato abnorme, soprattutto l'esempio che faceva Roberto, io credo che sia uno dei tanti, ma ci sono esempi molto peggiori di gente che lavorava in altezza, addirittura in aziende edili, in sistema di voucher, si trattava di regolamentarli e permettere
quantomeno nel suo utilizzo, di avere un sistema di quantomeno di nuovo lavoro, che è sempre precario, ma non è sicuramente a quello che dobbiamo puntare. Poi magari su alcune questioni ci troverò. Grazie Rino Carca. Quindi mi pare di capire che un elemento che hai inserito nel tuo ragionamento è quello della partecipazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali alla vita dell'impresa. Ad esempio in Germania sappiamo benissimo che le organizzazioni sindacali, la IG Metal per intenderci, ad esempio nel mondo dell'industria, uno dei sindacati più forti al mondo a livello industriale, si siede nei CDA delle aziende e partecipa a quelle che sono le linee strategiche. E così ci sono altre esperienze virtuose di questo tipo, dove i lavoratori partecipano anche alla ripartizione degli utili in base a ciò che poi viene conseguito, con le dovute distinzioni ovviamente tra capitale, lavoro e rappresentanti dello stesso. Quindi Massimiliano Smiriglio, tornando alla domanda originaria, in riferimento anche a tutti gli spunti e gli stimoli che sono arrivati dagli altri interventi, si possono conciliare le due cose e soprattutto come si può conciliare la fame di diritti e di tutele dei lavoratori con le esigenze però di un mercato del lavoro che noi sappiamo essere fortemente condizionato dalla concorrenza esterna e ultimamente anche da quella esterna, sotto molti punti di vista. Prego. Sì, tanto grazie per questi due giorni qui con voi. Stamattina con Luca siamo stati al Museo della Miniera, mi ha colpito un passaggio, a un certo punto la persona che ci ha fatto da guida ci ha spiegato come durante il regime in realtà costava meno far spingere la berlina piena di carbone dalle persone piuttosto che da un cavallo, perché il cavallo va accudito, va alimentato, ha bisogno comunque di una attenzione. Ecco, insomma, sono passati un'ottantina d'anni, 90 anni, e noi siamo in una condizione dal punto di vista materiale delle condizioni di lavoro simili. Io penso che quando Bersani va in televisione e dice lavoro, 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 dice la cosa giusta, però lavoro, lavoro, lavoro va declinato, perché il lavoro non è tutto uguale, perché questa cosa noi ce la dobbiamo mettere in testa: esiste il lavoro schiavistico, esiste il lavoro dipendente, esiste chi il lavoro non ce l'ha, esistono condizioni salariali pessime. E quindi su tutte queste cose la sinistra deve avere la capacità di mettere in campo delle ipotesi di cambiamento. E io dico alcune cose molto sintetiche, alcune probabilmente diciamo non scontate. Perché non scontate? Perché noi non dobbiamo fare il compitino. Cioè, se noi continuiamo a dire le cose che la sinistra dice negli anni 50, 60, 70, 80, così poi siamo tutti d'accordo tra di noi, usciamo di qua, ma queste parole d'ordine non hanno penetrazione sociale, non hanno capacità di cambiamento, di interlocuzione sociale. Noi abbiamo fatto una bella liturgia tra di noi, ma non abbiamo cambiato di una virgola la possibilità di stare un po' meglio da parte di gran parte del blocco sociale nostro di riferimento, che sta malissimo. Allora, primo, conoscenza. Come si fa? Poi magari ci torniamo. Noi abbiamo fatto una scelta in regione, si può fare tutto, però al centro c'è il tentativo forte, mitigato, dovunque governiamo, di dire noi vogliamo cambiare il modello di sviluppo. Vogliamo cambiare il modello di sviluppo. Al centro c'è la conoscenza, c'è la formazione. Guardate che la conoscenza, la formazione non è soltanto l'ingegnere, l'architetto, è l'artigiano, è come usi le mani, non solo come usi la testa, no? Quindi al centro di questo nostro ragionamento c'è il cambiamento del modello di sviluppo. Tra le condizioni di cambiamento del modello di sviluppo c'è la riconversione ecologica. La riconversione ecologica non c'entra niente con la bottega equa e solidale che noi abbiamo sotto casa, con i comportamenti virtuosi. C'entra su come cambi la produzione della chimica, della meccanica, dell'agricoltura, no? Perché se noi ancora oggi siamo contenti, noi abbiamo Cassino, abbiamo la Fiat,
che ha ripreso a produrre, siamo contenti perché è lavoro, però facciamo i SUV, mentre magari in Germania fanno le macchine ibride. Sarà un cavolo di problema porci, diciamo, su un terreno un po' più avanzato dal punto di vista dell'innovazione, o noi ci dobbiamo accontentare di essere la parte peggiore dal punto di vista di ciò che produciamo? Io penso che questo è un primo tema. Due, lo diceva l'amico sindacalista della CISL, non è una parola d'ordine di sinistra, ma io la condivido, cioè della sinistra storica. Il tema della cogestione è un tema, perché l'IG Metall appunto ha difeso i propri lavoratori in Germania in condizioni migliori, avendo la possibilità di interloquire direttamente dentro le stanze dove si decide. Si fa con il conflitto, si fa con le leggi e si fa con la cogestione. Io di questa cosa sono convinto, e non so se è diciamo nel pedigree di un dirigente di sinistra, ma penso che bisogna metterla dentro una discussione. Terza cosa, salario minimo intercategoriale. Qui si arrabbiano i sindacalisti, però io dico una cosa, lo diceva Paolo Leon, è morto un anno fa, è stato l'ultimo grande keynesiano della scuola, no, salario minimo intercategoriale. Sì, lui diceva una cosa, se noi riusciamo a fare, la metteva ancora in maniera più utopistica, il salario minimo intercategoriale in Europa, e cioè che lui diceva, se dalla Lettonia alla Grecia non puoi andare sotto gli 800 euro per qualsiasi lavoro, le condizioni di lavoro migliorano. Io dico, iniziamo dall'Italia, la sinistra che si propone per andare al governo del paese può dire che esiste il salario minimo intercategoriale, poi la contrattazione rimane ai sindacati, all'autonomia delle parti, alla conflittualità, ma intanto tu hai deciso che sotto i 700, 800, 600 decidiamo qual è, non ci vai perché sotto è schiavismo. Allora questa cosa qua noi riusciamo a dirla con chiarezza. Quarta cosa, reddito minimo di cittadinanza. Io non penso, in Europa ci sono 28 paesi, ce ne sono 3, Italia, Ungheria e Grecia, che non applicano nessuna forma di base income, cioè di inclusione basica. Tutti gli altri hanno tutele per chi esce dal mondo del lavoro, che vanno oltre la cassa integrazione, tutele per chi non trova lavoro, tutele per non vendersi sul mercato del lavoro alle peggiori condizioni possibili, perché questo è il reddito minimo che non dobbiamo regalare ai 5 Stelle. Il reddito minimo è dire che se tu mi offri meno di 600 euro io non ci vengo a lavorare, non ci vengo. Allora, in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Spagna, in Portogallo sono più idioti di noi, o forse dobbiamo imparare anche dai livelli, diciamo, o tutti i paesi scandinavi, che neanche ne parliamo, della qualità, di che cos'è la flexicurity in Danimarca, non in Italia, la traduzione italiana, quella cacio e pepe, che non funziona perché so solo la rottura dei diritti, no? Noi dobbiamo guardare alle parti più avanzate. Allora, se mettiamo insieme tutti questi elementi, forse riusciamo a fare un passo in avanti, a parlare una lingua chiara per il blocco sociale nostro, che vive di lavoro, di pensione, di chi il lavoro non lo trova. Ultima cosa, ovviamente insieme a tutte le altre, articolo 18, perché è evidente che ha fatto un danno a un pezzo di chi lavora, non a tutti, ma a un pezzo gli ha fatto un danno, e noi dobbiamo lavorare per il ripristino. Aggiungo l'ultima cosa, perché non si discute di articolo 18 in Parlamento, o se ne discute male? Perché abbiamo pessime leggi elettorali, e noi nella prossima legge elettorale una cosa dobbiamo fare: la rappresentanza sociale si deve esprimere, cioè se tu lì non c'hai un operaio, un disoccupato, un agricoltore, se tu non ce l'hai, perché alla fine della fiera con quelle leggi sono gli avvocati, i giornalisti, i medici, gli architetti, gli ingegneri fanno i deputati, tu quella roba lì, per quanto possono essere sensibili, non vive. Allora, quando parliamo di leggi elettorali, finisco, non parliamo solo di tecniche,
parliamo di come favorire socialmente la rappresentanza degli interessi degli ultimi, perché noi siamo convinti, siamo forse gli unici ancora convinti, che la politica è uno spazio nobile ed è l'unico strumento, insieme al conflitto, la politica è l'unico strumento che permette a chi sta peggio di organizzarsi insieme agli altri e farsi valere. Se questa cosa non c'è, perché anche dal punto di vista delle leggi è impedita, è un grande problema. Allora ecco, io l'ho fatta veloce, però ho voluto mettere dentro questa discussione degli elementi anche di innovazione della nostra cultura politica, perché noi non ce la caviamo, diciamo, facendo, rimettendo in fila soltanto ciò che eravamo. Ciò che eravamo. La mozione della nostalgia canaglia non ci aiuta. Noi dobbiamo guardare al presente e capire oggi quali possono essere le leve di questo cambiamento possibile. Io, insomma, ne ho citate alcune per stare puntuale dentro questa discussione. Grazie, grazie. Mi pare di capire che il passaggio sul salario intercategorializzato presupponga quindi che debba cambiare anche un approccio che non può più essere solo quello nazionale, ma deve essere un approccio quindi in ambito europeo, quindi un approccio che vada oltre i confini nazionali, perché evidentemente se il mercato del lavoro risente della concorrenza salariale in altre nazioni, è evidente che ci deve essere una regia. Però siamo alle soglie di una rivoluzione, che è una nuova rivoluzione industriale che sta attraversando tutto il mondo, che sta cambiando il paradigma al quale eravamo abituati nel mondo del lavoro e che presto metterà in discussione tutti i capisaldi ai quali eravamo abituati, ai quali siamo abituati quando si parla di lavoro, quando si parla di produzione e soprattutto quando si parla di rapporti tra capitale e lavoro. Due esempi pratici. McDonald's negli Stati Uniti ha già introdotto un robot che ha la funzione di friggere gli hamburger. Di conseguenza questo robot, così come gli esperti hanno già evidenziato, costerà di meno rispetto a un dipendente, produrrà molto di più e automaticamente genererà disoccupazione. Genererà una maggiore competitività delle macchine rispetto agli uomini. Mentre un'azienda di assicurazioni in Giappone ha introdotto un sistema basato sulla realtà virtuale che farà risparmiare milioni di euro a questa società nei prossimi anni e soprattutto farà in modo di poter fare a meno di circa 30 lavoratori. Gli esperti dicono che da qua ai prossimi anni, ai prossimi decenni, quindi cambierà il nostro modo di intendere il lavoro. Come si potrà conciliare, ecco il secondo giro su che cosa appunto vorrei basare il ragionamento, come si può conciliare questa rivoluzione industriale basata sull'evoluzione tecnologica e non più sulla robotizzazione, ma sulla messa in serie e in sinergia di tutti questi avanzamenti tecnologici, dall'utilizzo dei big data, quindi dei grandi dati che oggi sono disponibili, dall'utilizzo della robotizzazione intelligente, dall'utilizzo della realtà virtuale, dell'internet delle cose, insomma da questa grande evoluzione che ormai sta attraversando la nostra società, con i diritti dei lavoratori, ma non solo, col mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Come può rispondere la politica e il sindacato a questa rivoluzione e soprattutto, ricollegandomi alla tua ultima parte, come si potrà garantire a tutti in futuro la possibilità di avere, se non un salario, un reddito che possa permettere alle persone di sopravvivere? Roberto Pudu. Domanda da 100 milioni di dollari, se lo sapessimo. No, mettevamo in fila questa cosa ed eravamo tutti già con la risoluzione dei problemi. Io vorrei legare questa cosa però al nostro territorio, se mi permetti, anche perché i minuti sono pochi. Noi abbiamo fabbriche, quella dell'alluminio dalla quale vieni anche tu, quella che produceva l'ossido d'alluminio per fare l'alluminio e altri due impianti che quell'alluminio lo lavoravano e facevano laminati e profilati. Fabbriche che noi stiamo cercando di far ripartire. E quindi una ventina di giorni fa ci siamo interrogati proprio su questo tema, con un convegno che abbiamo organizzato ad Iglesias, e abbiamo provato a ragionare come e se ci sono nel nostro territorio ci possono essere nel nostro territorio opportunità per avere dei vantaggi
no? Perché noi gli svantaggi ce li abbiamo tutti. Abbiamo 38.000 disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento, oltre 40.000 che con gli altri che neanche si iscrivono, sono una popolazione di 127.000 abitanti, i dati ce li abbiamo tutti. Quindi se possiamo vedere come possiamo sfruttare magari qualche opportunità di quel cambiamento epocale, è una cosa che ci dobbiamo ragionare tutti quanti. Hai fatto l'esempio di tre situazioni. Questo affare qui non ci fa più andare in banca. E non è che quello che lavora in banca è un operaio che produce alluminio o produce zinco o produce un altro bene comune, quello che poi serve per farlo questo cellulare, ma quello che lavora in banca, lo sappiamo dalle nostre categorie, non serve più. C'è un algoritmo, c'è un sistema informatizzato, tu entri, fai il tuo bonifico o qualcuno lo manda nel tuo conto corrente e la persona in banca non serve più, se non nelle zone dove questo cosettino deve essere ancora, come dire, sommatizzato, deve essere ancora assunto con quella tecnologia che c'è qui dentro. Perché molto spesso molti di noi lo usano solo per telefonare, ma questo fa un'enormità di cose. Fa anche cambiare i dati, i parametri ambientali di una fabbrica, fa anche controllare nel territorio un aggeggio di questo tipo qui, l'inquinamento, quindi l'impatto ambientale di una decina di fabbriche, tutto qui dentro. Cosa che prima facevano centinaia di lavoratori, adesso lo fa due tasti. E le cose, quindi ci siamo interrogati su questo e l'interrogativo è questo qua. L'economia 4.0 arriva, è un treno. Quel treno lì, noi riusciamo a salirci almeno in un vagone oppure ci passa veloce e restiamo tutti quanti a piedi? Perché oltre la gente che abbiamo a piedi rischia che ce ne sia anche altra di gente che va a piedi. Quindi ritorno a quel concetto che ho detto prima e che utilizziamo spesso nei nostri confronti, nelle nostre proposte: l'equilibrio. Ci vuole equilibrio. Ci vuole equilibrio fra i settori, ci vuole equilibrio fra la tecnologia e la vita delle persone. Ci vuole capacità di equilibrio anche nella critica, anche nell'accusa. Il nostro territorio è un territorio che ha i campioni del no, i campioni mondiali del no a prescindere. Siamo già lì. Tu eri presente quando abbiamo fatto la presentazione, quando ci hanno fatto la presentazione della dorsale del gas. Beh, da noi non è successo niente, è andato bene. Un tubo del gas, quello che noi stiamo aspettando tutti per sostituire le bombole, per avere la possibilità di avere economia migliore nel nostro territorio, migliore impatto ambientale. Beh, in un'altra presentazione si è alzato signore, vi faccio questo esempio, ve lo racconto perché è importante, in funzione delle norme, in funzione delle leggi. Questo signore si è alzato e ha detto: io sono contrario al tubo del gas. Sono contrario, già siamo allibiti che ci sia qualcuno contrario, no? Ma uno è contrario. E ha detto: siccome sono contrario, io ho bisogno di avere quello che prevede la legge, cioè altri 180 giorni di tempo per informarmi e dimostrare, quindi scrivere la mia contrarietà, mostrarvela. 180 giorni che si aggiungono agli altri 180 giorni che sono previsti dalla legge vuol dire un anno. 360, un anno. Beh, con quei tempi lì, con quei no a prescindere, si fa la perdita dei posti di lavoro, non la costruzione dei posti di lavoro, altro che industria 4.0. Noi non riusciamo con questa condizione neanche a riprendere il zero virgola, che è una questione che invece nel nostro territorio arriva. E perdonami, intanto questo è l'ultimo pezzo, no? L'ultimo giro, non devo più parlare. Ma i lavoratori della fabbrica dove lavori tu e dove è dipendente Rino Barca, io dico lavori perché poi tornare a lavorarci lì, in questi anni si sono fatti le battaglie e io li voglio dare atto perché sfrutto ogni occasione per dargli atto a questi lavoratori. Sono anni che fanno le battaglie e ne beneficiano tutti, non solo i lavoratori con gli ammortizzatori sociali, ma con tutti i provvedimenti, il dottore Kerchi che è giù nella platea, con tutti i provvedimenti che siamo riusciti a ottenere con le lotte di quei lavoratori e di quei lavoratori e basta, perché ci sono sempre le critiche, ci sono sempre le divisioni, c'è gente che vive sulle divisioni e sulle contrarietà.
Con quei provvedimenti questo territorio sta ancora vivendo una possibile opportunità di ripresa del lavoro, altrimenti saremmo già stati morti. Quindi a quei lavoratori e a quelle lotte che riprenderanno la settimana prossima io le voglio dare atto, e penso che questo territorio gli debba dare atto tutto, che sia il settore dell'industria, che sia il settore dell'agricoltura, che sia il settore del terziario o dell'artigianato, perché senza quegli stipendi e anche senza quegli ammortizzatori sociali noi qui adesso non staremmo discutendo di niente. Grazie. Salutiamo Salvatore Cherchi, commissario per l'attuazione del piano Sulcis, che è presente qui in sala. Marino Canzoneri, oggi il costo di un robot è divenuto minore di quello di un lavoratore. Come si potrà in futuro ottemperare a questo gap purtroppo di competitività tra l'utilizzo delle macchine e l'utilizzo appunto degli esseri umani nel lavoro? Ma io prima ne stavo accennando, credo che questa sia la sfida del futuro, no? È di ieri la notizia che Amazon ha acquistato anche con una cifra superiore a quella di mercato la più grande azienda di distribuzione di prodotti biologici negli Stati Uniti, circa 500 supermercati, ipermercati del tipo. Cosa vuol dire questo? Vorrà dire che con le nuove tecnologie che introdurrà sicuramente là dentro, sostanzialmente ci saranno dei robot che movimenteranno la merce. C'è stato un aumento di utilizzo dei robot da parte di Amazon di oltre il 50%, nel 2016 erano 30.000 robot che utilizzava per movimentare le merci che poi vengono spedite, adesso nel 2017 sono già arrivati a 45.000, cioè il 50% in più. E quindi fra l'altro hanno sperimentato la consegna attraverso droni, c'è il fatto che le auto non avranno più l'autista e i primi a essere sperimentati quasi sicuramente saranno i mezzi pubblici. E dico semplicemente questo, che questo non è un futuro immaginario. Il treno che va non da Shanghai, dall'aeroporto di Shanghai a Shanghai, ma che va dal terminal di Roma al terminal C per i voli intercontinentali è senza autista, e sarà sempre di più così, ma ce l'abbiamo anche noi. Se noi andiamo all'ex Leclerc, alla Conad, vediamo che oggi solo 4 postazioni di cassa sono automatizzate e c'è una sola commessa, ma potrebbero benissimo decidere che tutti e 16, e quindi avere per 16 postazioni 2-3 commesse e così via, ed è tutto rigorosamente in questa direzione. La svalutazione del lavoro passa anche attraverso questa grandissima innovazione tecnologica. Io insisto, la questione è quella che poneva poco fa Smeriglio, cioè tutte le proposte che lui ha fatto sono di ridistribuzione massiccia della ricchezza. Se noi non andiamo ad una ridistribuzione massiccia della ricchezza, modificando le leggi che hanno trasferito quantità enormi di ricchezza dalle classi medie e dalle classi subalterne alle classi dirigenti, se non modifichiamo questa attraverso leggi, attraverso accordi, attraverso la globalizzazione del sindacato, perché non possiamo rispondere alla globalizzazione capitalistica con la chiusura in Italia o peggio ancora nel Sulcis. Dobbiamo rispondere con la globalizzazione del sindacato, con risposte unitarie che siano valide appunto, come si diceva, da Riga fino a Malta, perché altrimenti non ne usciamo se non abbiamo questa visione così globale.
E non solo la redistribuzione della ricchezza, ma la redistribuzione del lavoro. La battaglia per una diminuzione massiccia e drastica delle giornate lavorative e degli orari lavorativi credo che sia una battaglia non dell'inizio del Novecento o della fine dell'Ottocento, ma è una battaglia attuale, perché queste tecnologie, il modo di vivere contemporaneo, danno, come si potrebbe dire, mettono al centro la possibilità dello sviluppo della persona. E mettere al centro dello sviluppo e mettere questo al centro significa che non possiamo avere tre lavori saltuari per sbarcare il lunario. Se io devo avere la possibilità di leggere un giornale, di leggere un libro, di andare al cinema, di vedere teatro, come era fra l'altro qualche anno fa. E per fare questo occorre tempo e occorre il fatto che il mio lavoro sia pagato perché possa utilizzare questo tempo. Non può essere pagato, io faccio un esempio e chiudo. Mia suocera nel 1970 mandava tre figli contemporaneamente all'università, e mia suocera era vedova e bidella. Oggi provate voi a mandare un figlio all'università, un figlio. Non è possibile, i costi sono così alti che dobbiamo chiedere al nostro figlio di rimanere a casa, a meno che non si riesca a essere un genio. E non è normale questo retrocedere, è una perdita secca per la società, perché se la società pensa di svilupparsi semplicemente riproducendo le classi dirigenti vecchie, muore. È solo attraverso questa l'immissione all'interno della società delle classi subalterne si ha la possibilità di uno sviluppo, e attraverso quindi queste cose. Bene, grazie Marino. Insomma, Bill Gates, che non ha bisogno di presentazioni, nel suo ultimo viaggio qui in Italia ha dichiarato che i robot nella nuova rivoluzione industriale dovrebbero essere tassati. Si sono sollevate le critiche di rappresentanti politici, rappresentanti sindacali, nel dire che se questo dovesse avvenire, coloro che organizzano, lo ripeto, i fattori della produzione, gli imprenditori, gli industriali, otterrebbero una spinta in più a delocalizzare da questo paese, a trasferire le proprie produzioni, quindi dall'Italia, in altri paesi del sud-est asiatico o, così come sta succedendo ultimamente, nei paesi dell'Africa, ovvero in quei mercati considerati di prossimità con quello europeo. E quindi bisogna cercare anche nel ragionamento di capire quali possono essere le misure che si possono appunto attuare per fare in modo che poi gli imprenditori, le aziende non delocalizzino, e soprattutto che le nostre aziende, quelle che producono ancora qua in Italia, non risultino scarsamente competitive rispetto a quelle che producono al di fuori, perché il nostro sistema di commercializzazione sappiamo essere basato sulla grande distribuzione. Evidentemente succede anche in Sardegna, dove importiamo circa l'80% dei prodotti agricoli, perché i prodotti che arrivano da fuori sono più competitivi a livello di prezzo rispetto a quelli che noi produciamo qui. In un'ottica quindi di nuova rivoluzione industriale, come si potrà in futuro riuscire ad attrarre le aziende qua e di conseguenza ad attrarre anche quei posti di lavoro? E poi l'analisi bisogna farla anche su quali posti di lavoro resisteranno a questa nuova rivoluzione industriale, perché evidentemente non ci potranno più essere i posti di lavoro come quello dell'operaio semplice, dell'operaio normale. Quindi, Rino Barca, da questo punto di vista, cosa si potrà fare? Nel settore metalmeccanico mi sembra che questo fenomeno è già in atto da diverso tempo, sono circa 1 milione i posti di lavoro persi, sono circa 200.000 le aziende che hanno chiuso a causa di questo fenomeno, aziende collegate a grandi aziende del settore metalmeccaniche. Insomma, mi pare che questa emorragia non si stia rallentando, bloccando. Poi vediamo che dopo. Ma io a Bill Gates, così come credo gli abbia detto anche qualcun altro, gli avrei detto cosa sarebbe successo se avessero tassato i computer. La stessa cosa. Io non credo che tassare i robot sia
quello che può frenare l'economia e che può migliorare l'economia in Italia. Io credo che bisogna invece, anche perché quando si parla di industria 4.0, si parla di robot. L'industria 4.1 era quella dei robot già degli anni 70-80, quando la Fiat robotizzava il sistema con le verniciature, con il montaggio delle macchine, quindi siamo già... l'industria 4.0 io non so cosa sia. È un qualcosa di astratto, di nuovo, che tutti pensano che sia la nuova rivoluzione industriale, ma non si sa concretamente cosa sia e come la si possa eventualmente affrontare. Tant'è che io credo, ma da questo punto di vista credo bene ha fatto Calenda a fare un provvedimento dove ci mette un bel po' di soldi su questa industria 4.0, cioè incentivi che possano permettere agli imprenditori, ma se gli imprenditori sono in grado di poter assolvere a quel tipo di... perché qui manca un qualche cosa che dicevamo inizialmente, qui manca la formazione della gente, non solo dei lavoratori ma anche delle imprese. È finito, qui non c'è più quel rapporto che c'era fra scuola e lavoro che c'era una volta, non c'è più, bisogna riprenderlo. Pensate alla scuola di oggi, i giovani sono lontani un miglio dal mondo del lavoro. Nell'esempio più pratico che mi viene, e lo faccio in più di un'occasione, noi non abbiamo più gente che sa fare il saldatore, e sono quelle dico pratiche operative che sarebbero le più banali, non ci sono più. Se finisce la generazione di questi ultimi che ci sono, non abbiamo più un saldatore, montatori, tubisti, coibentatori, non ci sono più. Ormai la scuola è un'altra cosa, magari si parla di Napoleone, di tante altre cose importanti pure, ma non c'è di chi indirizzare al lavoro. O noi riprendiamo questo filone fra scuola e lavoro, io credo che il sindacato abbia anche questo come obbligo, o altrimenti noi l'abbiamo perso in partenza. Quindi riformare nella testa della gente una cultura nuova rispetto al mondo del lavoro, nuova rispetto alle tecnologie. E i giovani, lo diceva Roberto, sono più preparati di noi, badate, su fare questo. Questo telefonino, ha ragione Roberto, io lo uso per telefonare e ricevere, sì, internet, qualcosa, ma i giovani sanno fare tante, tante altre cose. Ed è questo il futuro, eh? Questa è la quarta, l'industria 4.0. Questa è l'innovazione tecnologica su cui bisogna puntare, solo loro, le nuove teste di quei giovani, quelli che hanno idee migliori rispetto a quelle che potremmo avere noi sull'innovazione e sulla tecnologia. Però se non creiamo le condizioni per fare questo, e devo dire che alcune cose che sono state dette qui, ma si può parlare di creare condizioni di un certo tipo, siamo ancora l'unica regione in Europa, non in Italia, senza il metano, l'unica, e stiamo ancora pensando di come farlo, se lo facciamo, hanno modificato 3 o 4 volte la legge su come, il progetto su come portarlo avanti, speriamo che questo, dicono che dopo a partire dal 2018 si comincia già a vociferare che parta dal 2020. E ancora c'è qualcuno che deve ancora sollevare la mano, perché come dicevo prima, la burocrazia poi, c'è sempre qualcuno che alza la mano, non sono d'accordo. Così come è successo sul biofuel, così come succede per le discariche, come succede su tutto. In Italia non c'è uno, ed siamo forse l'unico paese in Europa, che possa prendere una decisione, questo si può fare, sì o no. Fatta la valutazione di impatto ambientale, fatta la valutazione, purtroppo queste cose le paghiamo. E c'è una non disponibilità, non uso altri termini, a non venire a investire in Italia, ma soprattutto in Sardegna, proprio a causa di questa mancanza di gestione di quello che è il sistema burocratico. E guardate, questo è uno dei problemi maggiori, perché poi se dovessi parlare di un qualche cosa, io ho partecipato a una riunione, di una conferenza di Confindustria e ho visto un esempio, che deve essere la mosca bianca, un esempio di un'azienda che si chiama Novento ed è sita in una zona che non è, ha una caratteristica industriale, è ad Alghero. Questi fanno infissi in alluminio. Beh, lì ci sono quelle condizioni che diceva, c'è il carrellista che non c'è, c'è il carrello che viaggia da solo, c'è la macchina che monta, assembla e c'è un uomo che guarda uno, che, i vari pezzi che vengono assemblati e poi qualcun altro che guarda se vengono accatastati bene, perché da soli poi li caricano sopra un camion.
c'ha 120 dipendenti, leader in Europa, leader in Italia e sta diventando leader in Europa. È una mosca bianca però. È chiaro che per fare queste cose serve qualcuno che abbia testa per farlo. Perché se poi dovessi soffermarmi agli esempi di quelli che abbiamo noi nel territorio, permettetemelo. Cioè, io vengo dal settore metalmeccanico, guardate, parlare di industria in questo momento davvero mi piange il cuore. Aziende metalmeccaniche non ce n'è più in Sardegna, dal nord al sud, dalla Keller che è chiusa, stanno chiudendo anche l'unica azienda che faceva piattaforme petrolifere, quella di Arbatax, per non dirvi di quello che è successo a Fiume Santo con la chiusura di un sistema che aveva pensato di fare la chimica verde e anche lì non si mantengono gli impegni, si stanno dismettendo quelle che sono le attività. Cioè veramente una cosa allucinante, per non parlare dell'alluminio. Lo dicevo recentemente al congresso che abbiamo fatto dei metalmeccanici, ma se è vero che si parla di strategicità molte volte dei prodotti e gli si vuole dare le condizioni, ma ci è voluto Tore Kerti per fare seguire questa questione del porto, 35 anni, il porto industriale di Porto Vesco è fermo 35 anni. Forse adesso parte, mi è sembrato di capire che siamo arrivati. Cioè, se vogliamo fare industria, se vogliamo sviluppare il territorio, e quello deve essere un porto industriale, ma questo vale per il futuro, che devono essere i nuovi altri lavori. Parlo dell'agricoltura, del turismo, senza l'infrastrutturazione, senza i servizi, senza la scuola, senza la formazione, anche culturale della gente, noi qui, dove vogliamo andare? Io credo che sia fondamentale che recuperiamo questo tipo di gap che ci abbiamo per creare davvero un futuro migliore per il nostro territorio. Grazie, grazie. Dopo l'intervento di Massimiliano Sveriglio apriremo gli interventi del pubblico e poi magari faremo anche un giro dopo di uno o due minuti velocissimo con i relatori e la serata verrà chiusa dallo stesso Massimiliano Sveriglio che presenterà la proposta di legge, che è già una legge approvata, sulla riconversione dei siti militari. Quindi mi pare di capire che Marino Canzonieri abbia parlato di ridistribuzione della ricchezza. Ridistribuire la ricchezza presuppone, in un'ottica di evoluzione tecnologica, di nuova rivoluzione industriale, presuppone quindi, rispetto alla provocazione che è stata fatta da Bill Gates quando è venuto in Italia, presuppone di tassare questo nuovo livello di produzioni. E quindi come si può ridistribuire la ricchezza se poi questa ricchezza si rischia, scusate, chiedo un attimo di silenzio, se questa ricchezza poi non si è in grado di produrla e si rischia che le grandi aziende, nonché anche quelle piccole, delocalizzino poi dall'Italia e vadano fuori, se non avremo in futuro gli strumenti per fare in modo che le stesse possano trovare il giusto ecosistema adatto ai loro investimenti qui. E poi un piccolo passaggio anche sulla questione che ha sollevato Rino Barca, ovvero quella dell'apprendistato. San Bosco ci osserva da su, colui che l'ha inventato, questo importante istituto in grado di avvicinare i giovani al lavoro che oggi purtroppo è sparito, nonostante nel Job Act ci siano alcuni passaggi in cui doveva essere ripristinato. E quindi come si può formare una classe di lavoratori che sia adeguata alle sfide che la nuova rivoluzione industriale impone? L'esempio della Novento, io l'ho presente in Confindustria al giorno, da questo punto di vista è emblematico perché all'interno di quell'azienda c'è un laboratorio, un centro studi dove i lavoratori vengono costantemente formati in collaborazione e in sinergia con l'università. Prego Massimiliano Sveriglio. Ma intanto io mi immagino una situazione soprattutto dell'economia occidentale un po' più mossa da quella che tu proponi, cioè io mi immagino una situazione come quel film, non so se vi ricordate, Blade Runner, no? In cui c'è insieme il massimo di innovazione, di tecnologie e il massimo di sfruttamento materiale. In fondo, no, se adesso voi mettete su Google qui, scrivete coltan Congo, vi si aprono, col coltan sono fatti queste robe qui, no? Cioè sono fatte col massimo di innovazione tecnologica nel nord del mondo. Se scrivete coltan Congo, l'inferno del coltan e la manodopera della disperazione, Corriere.it, l'inferno della fine delle miniere coltan, l'inferno senza fine,
La sabbia nera, quante vite costano i nostri telefoni cellulari? Sangue nello smartphone e così via. Così per dire che in realtà la situazione è un po' più complicata, nel senso che esistono dei luoghi adibiti al consumo delle merci ed esistono dei luoghi deputati alla produzione delle merci o all'estrazione delle materie prime. Voi qui siete terra di miniere, dovreste capirlo perfettamente. La condizione di quei lavoratori, perché io diciamo non mi siedo a un tavolo di chi vuole ricostruire la sinistra se non ci sono due parole: redistribuzione e solidarietà. Io non credo a sinistre nazionali, non credo al sovranismo, credo che noi siamo, come dire, figli dello stesso cielo, qualsiasi sia il cielo, il paese. Quindi io mi interrogo pure su come vengono sfruttati i bambini in quel paese, poi non ho le condizioni per intervenire, ma non è che faccio finta che non esiste. Ma poi più prosaicamente, oggi se avete visto quella straordinaria trasmissione di Gad Lerner, peraltro un nostro amico, impegnato anche lui alla ricostruzione della sinistra, Operai, e lui ci ha spiegato chi sono gli operai oggi, oltre a quelli che già conosciamo. Oltre a quelli che conosciamo, gli operai sono quegli operatori della logistica. Noi abbiamo fatto qualsiasi sforzo per portare a casa nel Lazio il presidio Amazon e siamo contenti perché sono 1200 posti di lavoro, quindi siamo contenti. Dopodiché sappiamo, quando una volta vista la trasmissione di Gad Lerner, che lì per esempio la logica aziendale è che dopo 4-5 anni che tu ti fai 12, 15, 10 km al giorno in queste straordinarie piattaforme fisiche, te le fai a piedi, non è che te la fai sul razzo che cammina, te le fai a piedi, quel lavoratore è consumato e la logica aziendale è quella di buttarlo fuori dopo 4, 5, 6 anni, non dopo 20, dopo 4, 5, 6 anni. Oppure gli operatori delle pulizie, un'ora alle 7 del mattino, un'ora alle 20 della sera. Oppure quella straordinaria imbroglio che va sotto il nome di gig economy, cioè dell'economia dei lavoretti, che oggi si vede non in Congo, nelle nostre città, quei ragazzi con le biciclette che spostano merci a condizioni da fame. Allora, questo per dire che stanno tutte insieme queste cose, cioè noi abbiamo un mondo complesso, per questo dicevo lavoro, lavoro, lavoro significa lavori e risposte, diciamo, particolareggiate ad ognuna di queste condizioni, per questo ho fatto, diciamo, messo lì alcune cose, perché ognuna di quelle corrisponde a una logica, diversa e diversificata. E qui ad esempio penso, intanto non è che penso, noi abbiamo fatto un'inchiesta, l'alternanza scuola-lavoro non funziona, vi do una notizia, noi abbiamo fatto una roba, abbiamo fatto parlare 5.000 ragazzi della nostra regione, sono, come dire, domande, cose, docenti, dirigenti, non funziona, è un impazzimento, il referente, il docente, il referente dell'alternanza scuola-lavoro e il dirigente corre dietro a questa macchina infernale, gli fanno fare cose che non hanno niente a che fare con l'apprendistato, con l'apprendimento, con la crescita. È una macchina che non funziona, andrebbe fermata, andrebbe quantomeno fermata e corretta, e corretta. Ma io aggiungo un'altra cosa, anche qui, scusate, diciamo, la poca diplomazia, io penso che a scuola si studia, è banale, eh? A scuola si studia. Se noi rinunciamo a questo principio, noi siamo morti, perché se l'unica speranza è l'economia della conoscenza, declinata come ho fatto prima, cioè l'artigiano è conoscenza, il mestiere è conoscenza, l'agricoltura, l'allevatore è conoscenza, e poi via via seguendo, noi il rapporto tra il mercato del lavoro e il mondo della conoscenza, scuola, università, centri di ricerca, ricerca pubblica, deve essere ribaltato. Negli anni 90, un pezzo anche di sinistra, diciamo, che poi ultimamente ha cambiato idea, ma io sono contento, no? Ha inseguito la dimensione del blairismo, in cui sostanzialmente tutto il mondo era subordinato alla dimensione produttiva,
Io non ero convinto allora, non sono convinto oggi, però diciamo che allora poteva avere anche un senso, no? Perché l'economia funzionava, camminava. Oggi è la conoscenza che non può essere un sistema servente rispetto al modello produttivo, è la conoscenza che deve dire all'impresa cosa deve fare, come modificarsi, è il contrario. In Italia il 92% delle imprese sono piccole e medie imprese, anzi sono imprese molecolari, 1, 2, 2,5, 1,5, il figlio, il nipote, moglie, il marito, queste sono le imprese in Italia. Poi ci sono le grandi imprese, ma la sostanza, i grandi numeri dicono questi e quelli là, non è che c'hanno la divisione ricerca e sviluppo, sono sempre loro, poi cambiano maglietta, ricerca e sviluppo, la maglietta, selezione del personale, poi vado in produzione. Questa è l'impresa in Italia, poi noi ci può piacere o non piacere. Chi gli può garantire a quella impresa lì fatta così? Ma la piattaforma pubblica, la ricerca, la conoscenza pubblica che si mette in rete e prova a dirgli guarda che i grandi flussi vanno lì e allora devi fare. Noi l'abbiamo fatto, cioè l'abbiamo fatto scegliendo alcuni settori che secondo noi sono strategici per il Lazio e diciamo se investi in quei settori noi ti sosteniamo con le infrastrutture materiali e immateriali. Ieri abbiamo fatto una cosa sulle aree interne, lo spopolamento delle aree interne si vince se io porto un po' di logistica materiale e immateriale, perché se no come faccio, no? E poi con iniezioni pesanti di formazione, di formazione che investe sulle modificazioni di processo e di prodotto continuamente. Per questo sinceramente non sono interessato a trasformare la scuola pubblica in un luogo di addestramento professionale. Ma guardate che non sono interessati neanche i salesiani, vi do quest'altra notizia, con i quali noi lavoriamo tutti i giorni. Perché reggono i salesiani? Perché fanno addestramento professionale, ma danno un sistema educativo a quella, fanno di quella persona che è un borderline, che è uno che la scuola pubblica non ha capito, che ha buttato fuori, no? Aumentando il livello di evasione dall'obbligo, eccetera, lo ripigliano, anche con diciamo, un piglio un po' insomma convinto, e lo mettono dentro un sistema educativo in cui l'addestramento è un pezzo, ma l'altro pezzo è la cittadinanza, cioè la capacità di essere flessibili non sul mercato del lavoro ma nel capire le modificazioni del mercato del lavoro. Allora io penso queste sono alcune cose su cui la sinistra, attenta alle condizioni materiali di vita contemporanea, che non fa il controcanto ma prova a cambiare le cose, si deve cimentare, provando a nominarle, a dirle per come sono. Ecco, io penso che questo è il nostro sforzo. Se noi riusciamo a mettere dentro i prossimi mesi questa discussione, e anche nei luoghi in cui governiamo, in Sardegna, in Lazio, in Piemonte, in Emilia, elementi concreti di cambiamento, forse riusciamo anche a ricucire quello strappo, quella sfiducia che c'è e che poi gonfia le vele a quelli che poi magari vincono le elezioni a Roma o a Carbonia e che non sono buoni a fare nulla. Però quello è frutto di una diciamo difficoltà nostra nel dimostrare che non è che cerchiamo il voto per rappresentare noi stessi, ma per provare a cambiare qualcosa e soprattutto per migliorare le condizioni di vita delle persone. Grazie. Bene, chiudiamo la prima parte e quindi adesso diamo la parola al pubblico. Chi si vuole iscrivere a parlare lo può fare da questo momento, non obbligatevi a chiamare. Bene, Gino Meloni, prego. Naturalmente fissiamo i tempi per il pubblico e per dare la possibilità a tutti di intervenire, possibilmente intorno ai 2 minuti cada uno. No, io volevo buttarvi lì 2 problemini. Uno è, siccome avete parlato giustamente del progresso, diciamo, tecnologico, quindi i robot, insomma, l'informatica e tutte queste cose qui, che
tolgono posti di lavoro, rubano posti di lavoro. Ora, da questo punto di vista non è che ci siano, che ci sia una grande novità, la novità è l'accelerazione del processo, però questo è, c'è sempre stato. Ora, noi, io credo che non possiamo ritornare all'uddismo del 1800, insomma, in cui c'era un movimento che si chiamava appunto l'uddismo, che voleva distruggere le macchine perché le macchine rubavano il lavoro. Siccome io sono di sinistra, e sinistra per me significa soprattutto mettere al centro della società l'uomo e anche il lavoratore e il lavoro, allora noi vogliamo discutere insieme alla questione che mi sembra giusta, insomma, no, anche di tassare il robot magari, però soprattutto di rivedere le condizioni e la durata del lavoro. E perché se noi non affrontiamo questo problemino, io credo che difficilmente ne usciamo. Comunque ve lo butto lì. E un'altra cosa, e chiudo, è vabbè, noi parliamo di diciamo scarsa imprenditorialità in Italia, io direi anche in parte di una distruzione di quel poco di imprenditorialità che c'era. Ma noi pensiamo semplicemente di andare alla ricerca, alla scoperta di qualche imprenditore qui e là, oppure pensiamo, e io sono per questa seconda ipotesi, che lo Stato si debba, soprattutto lo Stato, si debba far carico di una presenza nell'economia, non semplicemente dando dei soldi a pioggia, ma investendo in innovazione, in ricerca, in professionalizzazione, nella scuola, eccetera, eccetera. Punto. Insomma, creando quell'ecosistema utile a favorire appunto la nascita e il rafforzamento del lavoro. Tore Kirchi vi chiede di intervenire. Scherzo, lo sto chiamando io. Prego, Tore. Prego. Prego, Tore. Lo so, è un po' scorretto fare così, ma è a modi, è modo simpatico anche. Anche perché ci interessa sentire il parere di Tore Kirchi, ex senatore, presidente della provincia Carbonia Iglesias, sindaco di Carbonia, insomma una serie infinita di titoli e incarichi. No, era nell'accezione positiva. Tore, si è discusso qua di diritti dei lavoratori, di come conciliare i diritti dei lavoratori con il mercato del lavoro, con la concorrenza sleale, in virtù anche della nuova evoluzione tecnologica che sta prendendo piede, e soprattutto come conciliare il mantenimento del lavoro con il rispetto e i diritti delle tutele dei lavoratori e le aspirazioni di tutti a lavorare in futuro. Insomma, tante domande, certamente non è la risposta che si può fare in due minuti, però per te lo facciamo un piccolo... Dai, prego. Allora, innanzitutto grazie per il video che mi è stato fatto, sono venuto molto volentieri anche per dare atto con la partecipazione a chi ha organizzato questo dibattito, Luca Pizzuto, articolo 1, il movimento, che è, perché è estremamente importante almeno provare a discutere, a andare al fondo delle cose, provarci quantomeno, non è che non ci riusciamo, o che si produca il movimento che si vuole, e quindi fa dato atto positivamente di questa iniziativa a chi l'ha promossa, a Luca e agli altri che l'hanno organizzata. Prima questione. In generale, il dibattito politico in senso stretto, o un senso largo a seconda di quel punto di vista, è piuttosto scarso,
questo è scarso, nel senso che non c'è dibattito collegiale, collettivo a livello di massa. Qui viene meno la funzione del partito, compreso il partito a cui tuttora sono iscritto, il Partito Democratico, oppure una posizione molto di sinistra, perché dovrebbe cimentarsi di più su queste cose. Qual è, a mio avviso, modestissimo, il punto centrale? Perché sull'analisi sono sostanzialmente d'accordo, sono analisi che sono state fatte, riportate nei libri, sulla questione cruciale della distribuzione del reddito prodotto, della ricchezza, sul fatto che quote crescenti del reddito e della ricchezza sono nelle mani di pochi, dell'1%, sul fatto che persino premi Nobel dell'economia semplicemente di orientamento democratico, non di sinistra estrema, certamente sostengono che questa sia persino la causa di fondo della crisi economica che ancora ristagna in gran parte del mondo, cioè il prezzo della diseguaglianza crescente, anche la disoccupazione, la caduta della capacità economica del ceto medio, quindi non sono analisi di pericolosi terzomondisti, è un pensiero che è molto diffuso. Il punto è molto politico, nel senso che il capitale transnazionale, per usare una definizione che significa una certa cosa, è nella sostanza organizzato, domina negli ultimi 30-40 anni almeno, ha rafforzato le sue posizioni, le istituzioni hanno politiche, hanno agito molto a sostegno di questa tendenza, si sono preoccupate meno del benessere generale e più del benessere di una frazione della popolazione. In questo senso molte delle critiche che vengono fatte anche alla cosiddetta terza via e a quel pensiero che per lungo tempo ha dominato sono dal mio punto di vista assolutamente fondate. Fatto è che però non c'è un pensiero critico a livello internazionale altrettanto forte. Questo è un problema politico, di facile dirlo, denunciarlo e coglierlo, è complicatissima la soluzione, perché se è a questo livello che si pone il problema e non alla scala paese semplicemente, importante ovviamente anche la scala paese, è come costruire un movimento internazionale che abbia che regga il confronto col capitale transnazionale a questo punto, perché la sinistra ha simultaneamente al potere in molte parti del mondo, in molte parti dell'Europa, no? Dalla Germania all'Italia, talvolta anche simultaneamente, oppure magari in Latino America, eccetera, non ha costruito una visione realmente diversa e alternativa, o comunque non ha modificato, se non in misura nettamente insufficiente, la traiettoria dei processi che sono tuttora in atto. Questo riguarda il sindacato, riguarda la sinistra tout-court, no? Abbiamo dei singoli movimenti nazionali, perché vediamo che in Francia nasce Mélenchon che coglie o Corbyn in Inghilterra come si chiama, Podemos o altre cose, Tsipras, vediamo in Italia che succede, riuscire però a creare un movimento internazionale è una questione, proprio il problema. So che la lotta di classe non è una parola vuota, è stata cancellata dal lessico politico, no? Ed è stato uno, paradossalmente, un miliardario in dollari americani che ha detto, dice, la lotta di classe esiste e noi negli ultimi 30 anni la stiamo vincendo. E noi la stiamo vincendo, cioè la mia la classe. Quindi questo è una questione di fondo, perché dei meccanismi
dalla democrazia in definitiva. Questa è una questione, dice, ma stai parlando d'altro? Vabbè, il tema è stato posto, questa è una questione seria, cioè recuperare innanzitutto un pensiero critico autonomo, questo è il primo stadio per la coscienza, no? Per la consapevolezza del codice. Perché è un dibattito, no? E questo starebbe già moltissimo. Il tema è, non voglio entrare poi anche se poi sarebbe la questione anche molto concreta, quello che abbiamo nel territorio, perché questo è il nostro giro politico, è qui, no? Il tema del ruolo della tecnologia è comunque qualcosa che si pone in termini ravvicinati anche temporalmente, forse più rapidamente di quanto non immaginiamo. E questo è un cambiamento che pone nuovamente dal punto di vista del pensiero critico problemi nuovi che sono però già molto attuali, cioè tutto è spinto dal fatto che secondo una certa legge ricavata sul piano empirico, la cosiddetta legge di Moore, ogni 2 anni l'uomo raddoppia la capacità di calcolo. Quindi significa che in 10 anni è 2 alla quinta la capacità di calcolo, no? È un cambiamento pazzesco. Chi si appropria di queste conoscenze? Primo punto, è la prima questione, perché i grandi centri di calcolo, i metadati di queste questioni sono rimasti. Quindi la questione anche, io non liquiderei, voglio dire, la questione del tassare i robot come una questione tutta, come si chiama, quelli producono ricchezza, non voglio dire che sia la cosa che io devo fare qui ad ora, eccetera eccetera, però c'è uno scenario determinato dall'evoluzione tecnologica così intensa e così veloce, che dice, ma la ricchezza viene prodotta, chi se ne appropria di questo? Questo è un problema. Cioè, se io ritorno sulla questione della redistribuzione della ricchezza, qui dovrebbe poter provvedere uno Stato democratico, no? Una delle funzioni dello Stato democratico è usare la leva fiscale per ridistribuire la ricchezza. Questo è un tema, credo. Ci sono i futurologi che poi parlano ormai del presente, che dicono che quando accedo a Google ipoteticamente, in realtà quello che io gli do con la mia accesso è molto più di quello che ricevo, che sostengono che in realtà dovrei essere pagato, dovrebbe esserci un micropagamento in corrispondenza a della... Comunque sembra parlare d'altro, però con il cambiamento così veloce, il raddoppio della capacità di calcolo ogni 2 anni è uno scenario che si pone anche in termini molto ravvicinati temporalmente, forse non è la mia generazione, che, ma certamente voi sì, che conoscerete questa, non tu Marino, intanto vediamo il nostro agire concreto qui nel territorio, che bisogna fare uno scatto in avanti nel movimento. Io mi sto occupando di una questione che riguarda il coordinare questo progetto piano Succis, no? Qui stiamo facendo, ma qui c'è necessità, però, al di là di quel che si fa, di una spinta del territorio e delle istituzioni. Non è possibile che abbiamo i territori commissariati. Nel 2012 sono state commissariate, no, non sono state poi abolite, come vedi, sono state commissariate. Possibile che nel 2017 debbano essere ancora? Dov'è la rappresentanza democratica? Facciamo alcuni passi in avanti. La questione che ha parlato prima di me dello scegliere anche in condizioni di emergenza, perché la questione del lavoro si pone non come dibattito
sul modello di sviluppo, che è importantissimo, ma come questione di scelta, a mio avviso, per esempio, è stato un errore aver ostacolato l'investimento nei biocarburanti, che significa fare carburanti dalla cellulosa, manco dagli amidi e dagli zuccheri. Era una cosa fortemente innovativa, e lì ti collochi in processi che sono di cambiamento, perché nel tempo le raffinerie da petrolio saranno chiuse, verrà distrutto quel lavoro, e stai dentro un'altra cosa che è compatibile con l'equilibrio ecologico, con l'effetto serra che comanda altre cose. No, così pure negli altri settori dobbiamo fare delle scelte, che il territorio spesso è vittima di... Io lo metto nel concreto, ci serve un imprenditore nel settore turistico, perché lo dicono le analisi, non è che lo dico così perché non li ho, e mi servono quindi anche degli imprenditori che si collocano in una certa fascia del mercato e che fanno, che aiutano. Queste sono alcune delle cose che noi abbiamo, però oggi è anche la giornata nella quale la CGIL ha fatto un sciopero, una manifestazione molto importante, e va detto una parola chiara su questo: non è abbassando i diritti che si insegue. Qui ho sentito anche Sverini, se si abbassa la cultura dei diritti dei lavoratori è una regressione. Io della cosa dell'articolo 18 io non ho accettato e continuo a non accettare il fatto che sia stato possibile cancellare un articolo che era intitolato contro il licenziamento senza giusta causa. Già solo potevano anche cancellare l'intero articolo, ma non è possibile, cioè cambiarne o vedere, ma non è possibile che sia abrogato un articolo che recita, perché implicitamente sto dicendo, anzi esplicitamente, non implicitamente, esplicitamente sto dicendo che è possibile fare il licenziamento senza giusta causa. Poi sappiamo che il sindacato fa tutto quello che vuole, però che voi quel presidio, licenziamento senza... No, è inaccettabile questa cosa, porca miseria. È stata una delle riforme del primo centro-sinistra vituperato, il ministro Brodolini, che veniva già, che veniva dal Partito Socialista, che fece una cosa, ma diavolo, devo arrivare a questo periodo e vedermelo cancellato, una cosa di queste cose. Questo è inaccettabile, e non è vero che c'è progresso, non è vero, perché la ricorsa del modello di sviluppo verso il basso, come è stato sottolineato e condivido, no? Che è tutto giocato sulla competizione e compressione del costo del lavoro, e non un modello di sviluppo avanzato che è basato sul contenuto tecnologico, sul sapere, sull'innovazione e altre cose. Quindi stiamo vicini a questi movimenti, ovunque siamo collocati, stiamo vicini a questi movimenti perché davvero rispondono all'interesse generale dei lavoratori e delle nuove generazioni. Grazie Filippi. Io non ho nessun altro iscritto a parlare. Ecco, hanno alzato la mano in due. Mosso. Prego, venga. Antonio Ru, peraltro coinvolto in un progetto molto importante per il nostro territorio. Se c'è tempo voglio illustrare, più che altro lo farò conoscere a compagni Sverini, però volevo porre al centro due questioni di principio, richiamando Gramsci in polemica con la riformista di Gramsci. Gramsci sosteneva la tesi che la differenza che c'è tra i rivoluzionari e i riformisti è che i riformisti vogliono migliorare la condizione di schiavo senza mettere in discussione la schiavitù, invece il compito del rivoluzionario è quello di mettere in discussione la schiavitù. Che cosa significa? Che se noi ci attardiamo molto sulla ripartizione della ricchezza senza mettere in discussione il ruolo del capitale nella nostra società, corriamo il rischio di finire prigionieri di quella logica. L'altra questione che volevo porre all'attenzione dei compagni è che tutto è relativo, ma nel relativo c'è l'assoluto. E uno dei pilastri del marxismo è che la lotta di classe è la base dello sviluppo della società. In tutta la storia la lotta di classe ha permesso un avanzamento della società, l'ha fatta sviluppare. Quindi sono
questioni importanti che a sinistra devono essere dibattute. Devono essere dibattute perché non possiamo rimanere prigionieri dei vincoli che il capitale ci pone. Ecco, detto questo, volevo anche evidenziare il fatto che Manon l'ha toccato nella sua relazione. L'industria tedesca nel mondo è competitiva nonostante i costi di gestione siano decisamente alti, perché punta sulla tecnologia, sulla qualità del prodotto, e nel mercato mondiale l'automobile tedesca ha, come si dice, grandi potenzialità. Perché? La ragione è molto semplice, è che i tedeschi, l'industria tedesca, l'industria automobilistica tedesca, i profitti che ha realizzato l'industria li ha investiti in ricerca, in tecnologia, e quindi abbattendo i costi di produzione. L'industria automobilistica italiana, per non andare molto lontano, la Fiat, le risorse dell'auto le ha investite in altri settori, per comprare giornali, per comprare assicurazioni, per comprare Sugore Savurka, piuttosto che investire in ricerca e in tecnologia. Quindi questo è stato uno dei limiti dell'industria italiana. Per non parlare poi della chimica, della siderurgia, della cantieristica. In questi settori altri paesi hanno investito risorse ingenti e primeggiano nel mercato mondiale. E l'industria italiana, che primeggiava nella chimica, nella cantieristica, nella siderurgia, è, come si dice, ai margini, è stata messa ai margini, perché abbiamo avuto governi che della questione industriale non gli fregava nulla. Il berlusconismo è stato uno degli artefici della distruzione della nostra industria. E chiudo con questa cosa dicendo che, nonostante tutto, in questo territorio è aperto un progetto molto importante di agroalimentare, patrocinato da una cooperativa di consumo che è nata in fabbrica nel 1974 da un piccolo negozio di 200 metri quadri. Questa cooperativa fattura oggi 100 milioni di euro, 100 milioni di euro. E questa cooperativa oggi si è permessa il lusso di elaborare un progetto agroalimentare che prevede un investimento di circa 6 milioni di euro per la produzione di 4 colture: mandorlo, olivo, ciliegio e asparago. Pensate che il mandorlo, la Sardegna nel 50 era seconda produttrice di mandorlo nel mondo, prima era la Sicilia. Non è cosa che dico io, è stata fatta una ricerca dall'Università di Pisa, i tecnici che seguono questo progetto ce lo hanno illustrato, e oggi noi mandorle non le produciamo. Le mandorle che noi utilizziamo nell'industria dolciaria vengono importate dalla California, e questo progetto è nato apposta perché i terreni che sono nel nostro territorio sono in gran parte incolti. Allora, questo progetto prevede, lo illustro brevemente, ma non lo, la produzione di queste 4 colture che ha coltivazione, trasformazione e commercializzazione, cioè tutto ciò che si produce è già venduto prima ancora di metterlo in produzione. Il progetto è legato ad una società di Conad che si chiama Tirreno Fruiti, che commercializza in tutta Europa. Quindi la questione della globalizzazione c'è un ingresso, ma ha anche un'uscita. Noi con queste 4 colture di nicchia dobbiamo vendere questi prodotti nel mercato mondiale, e questa società che ha elaborato questo progetto, spinto dalla nostra cooperativa, dovrà immettere nel mercato mondiale queste colture. Quindi la globalizzazione, se per certi versi ci ha danneggiato mettendo in discussione i rapporti di produzione in Italia, però ci avvantaggia perché ci permette di vendere i prodotti di nicchia nel mercato mondiale, cinese, americano, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo trarre da questo insegnamento i vantaggi dovuti. Grazie. Grazie. Purtroppo dobbiamo contingentare in maniera determinata i tempi, perché Massimo Sbeniglio ha l'aereo e purtroppo alle 19:15 dovrà lasciarci. Quindi chiedo di intervenire nell'ordine di 1-2 minuti, se possibile. Aveva chiesto la parola prima il professor Andrea Corrias, che invito a venire. Grazie. Vi chiedo veramente di rispettare i tempi, perché poi Massimo Sbeniglio ci deve illustrare il progetto per il quale è venuto qui.
Difficile fare sintesi, comunque sono contento che abbiamo preso a discutere concretamente elementi del territorio. Io sono molto d'accordo con coloro che ritengono che l'antitesi al capitalismo è appunto la capacità dei territori di auto-organizzarsi. Questa è, invito a rileggere le riflessioni di Beccattini e di Magnaghi, dalla coscienza di classe alla coscienza di luogo. Esiste una modalità moderna del conflitto per cui l'appropriazione del valore territoriale, del valore prodotto nel territorio, è fatta dall'esterno ed è il territorio etero diretto, oppure si auto-organizza e quel valore territoriale se lo in qualche modo gestisce. Questo mi pare un bel passaggio del modo in cui appunto si prende le mosse dalla coscienza di classe alla coscienza di luogo per trovare nel territorio il modo di costruire democrazia sostanziale, partecipativa, deliberativa. Mi pare che non siano questi appunto le modalità classiche attraverso le quali costruiamo il nostro divenire. Non c'è una abitudine a creare piattaforme pubbliche in cui si pongono le questioni delle risorse pubbliche, su quali settori, su quali operatori e così via. Insomma, mi pare che da questo punto di vista un territorio come il nostro, che è composto da 130.000 persone e quindi organizzato per famiglie, 2-3 persone, insomma ha un problema di 70.000 persone che devono auto-organizzarsi. Questa cosa va letta con il patrimonio enorme di risorse che abbiamo, veramente straordinario: boschi, spiagge, siti archeologici. Ecco, tuttavia la questione credo vada impostata nell'ottica della formazione. Ma la scuola deve inquadrare, credo, deve educare la comunità ad autogovernare il territorio, questo è fondamentale. Io da questo punto di vista volevo fare una critica alle considerazioni sull'alternanza scuola-lavoro. È vero che considerare un punto di qualunque processo di disegno di lavoro come il cuore dell'alternanza scuola-lavoro è una visione sbagliatissima, ma porre la questione di come una comunità locale possa valorizzare le risorse del territorio per autogovernarsi, per produrre reddito, occupazione, produrre sviluppo, questa roba mi pare cruciale e in qualche modo pure incrocia il problema dell'accoglienza e integrazione. Noi che cosa possiamo pretendere anche da coloro ai quali diamo una momentanea integrazione e accoglienza, se anche imparino ad autoprodursi nei luoghi in cui sono nati, in cui risiedono, valorizzando le risorse che i territori necessariamente hanno, il loro sviluppo? Ecco, questa mi pare una questione universale. Tutti i popoli organizzati in segmenti territoriali devono auto-organizzarsi per creare condizioni durevoli di produzione della ricchezza. E quindi la questione della proprietà dei mezzi di produzione, del modo in cui certi modi di sviluppo spiazzano le comunità locali rispetto a queste possibilità, la possibilità di auto-organizzarsi, questa roba penso debba essere collocata come questione educativa fondamentale. A me mi pare che non ci siano molte alternative. Grazie, diverso. Grazie Andrea, abbiamo 5 minuti di tempo, dopodiché dobbiamo per forza dare la parola a Massimo Sveglio. Prego Angelo Ru e la signora. Angelo Ru, scusi. Mi sono refuso. Anzi brevissimo, nel senso che secondo me i difetti del mondo del lavoro sono moltissimi, però io voglio elencarne almeno 3. Uno, il problema della democrazia. Non sono riuscito a capire perché in molti anni ancora i lavoratori debbano votare, siano costretti a votare solo il 72%. Penso che siano maturi i tempi perché il sindacato faccia una legge chiara sulla rappresentanza per il settore privato, così come c'è per il settore pubblico. Secondo problema, il problema infrastrutturale. Sono un po' d'accordo con Roberto, lo riprendo perché l'ha elencato, però ci sono infrastrutture e infrastrutture. Io sono convinto che anche qua c'è un problema di democrazia. Se il territorio e quella infrastruttura è collegata direttamente al territorio, faccio un esempio o due per questo territorio, la carenza per quanto riguarda l'energia elettrica, quindi il gas, e l'acqua e cose del genere. Ecco,
penso che facendo un ragionamento chiaro su queste infrastrutture, o ne ho fatto due a caso, le infrastrutture con il territorio, con gli amministratori del territorio, coinvolgendo le popolazioni, secondo me la soluzione si trova. Il terzo problema riguarda la riduzione dell'orario di lavoro, quindi da qui un messaggio per esperienza diretta. Io ero nel contratto chimico, sono entrato all'Euroalluminio nel 1972 e facevamo 42 ore settimanali, sono uscito nel 2003 e facevamo 37 ore e 20. Grazie. Ultimo intervento, una signora l'ha chiesto. Prego signora. Ha chiesto da molto. Prego signora. Io sono Susana Lezzi. Se la condizione si può continuare. No, ospitiamo Smeriglio, facciamo più. Giusto una cosa proprio molto sintetica. Io ho fatto per oltre 15 anni la dipendente. Oggi conduco un'azienda di servizi informatici. Mi occupo anche di progetti che sono legati al cloud regionale, quindi anche con un certo livello di innovatività anche della macchina pubblica. Mi pare di aver percepito parlando di tutela del lavoro, ci sia stata anche un minimo di attenzione verso lo sviluppo delle imprese o comunque anche delle microimprese. Voglio portare qui una piccola testimonianza, perché poi voglio capire il sindacato come si pone rispetto a un certo tipo di problemi. Allora, un'impresa per poter dare anche uno giusto spazio allo sviluppo del territorio, faccio riferimento anche al Sulcis Iglesiente oltre a quello della provincia di Cagliari, allora deve poter crescere di dimensione. La mia esperienza è stata veramente negativissima. Allora, abbiamo partecipato ad un bando della regione Sardegna, i famigerati bandi Pia, ok? Allora, dove abbiamo presentato un progetto, non entro nel merito, che può essere fuorviante adesso il momento del discorso. Allora, i tempi di valutazione di questo progetto sono stati tipo di 2 anni. Allora, si sa che nel mio settore un anno significa, dopo che io ho presentato un progetto, nel giro di un anno è diventato vecchio. Mi rispondono che quel progetto ovviamente non è più attuale. Ora, come si fa a sviluppare un'impresa, anche quindi con la volontà di dare spazio e anche diciamo una prospettiva di qualità e di innovazione al territorio? Allora, se per primo l'amministrazione pubblica o comunque quello che lo Stato in linea generale non appoggia le imprese, posto che nel momento in cui io presento un prospetto di spesa o un piano di sviluppo, mi chiedono di mettere una congrua parte di finanziamenti propri. Allora, qualcuno mi dice che, o meglio, la leggenda metropolitana vuole che praticamente basta avere un'ottima idea e questa idea sarà magicamente realizzata. Allora, signori, ci vuole un'ottima idea, ci vogliono persone capaci di svilupparla e ci vogliono un sacco di soldi. Allora, il sindacato da questo punto di vista come si pone, come intende in qualche maniera fare pushing o comunque spingere verso il governo centrale per tutelare i lavoratori in primis, che se non c'è un'impresa che li assume rimangono a casa? Grazie. Adesso diamo la parola a Massimo Smeriglio. Se poi dopo vogliamo restare per continuare anche il dibattito e rispondere a questa signora, possiamo continuare. Prego. Sì, ma pochissimi minuti. Alcune cose le abbiamo già dette. In realtà noi abbiamo fatto un'operazione, credo, abbastanza semplice. Da un lato abbiamo costruito un unico luogo, una cabina di regia in cui le risorse regionali, nazionali e soprattutto le risorse europee, sia quelle relative alle attività produttive, sia quelle relative a quelle agricole e quelle relative all'inclusione sociale e alla formazione, sono tutte insieme. Queste risorse stanno a disposizione di processi di riconversione, di cambiamento di processo e di prodotto
relativi ad alcune indicazioni che il pubblico, in questo caso la Regione Lazio, si assume l'onere di indicare, perché questo è il nostro compito. E quindi abbiamo detto che fondamentalmente, senza farla lunga, rispetto ad alcuni settori, in particolare bioscienze, perché nel Lazio esiste un circuito di ricerca, sviluppo su questo settore, perché è giusto, perché significa tutta, diciamo, il tema dell'innovazione in termini di ricerca in termini e di produzione in termini sanitari che migliora la qualità della vita delle persone. Due, l'abbiamo presentato ieri mattina prima di venire qui con la ministra Fedeli, il distretto tecnologico per la cultura, cioè l'individuazione di siti archeologici, storici, culturali, delle identità locali, eccetera, e migliorarne sia il restauro ma soprattutto la fruibilità. E quindi abbiamo investito un fracco di soldi, tantissimi, e quindi dire anche alle imprese, diciamo, provate a misurarvi con questo elemento. Terzo è quello della riconversione vera e propria, che parla anche alle produzioni militari, che è quello di spostare nel tempo che serve le produzioni sul distretto dell'aerospazio, che è un distretto che funziona, dove siamo in grado di dire la nostra anche come sistema paese ancora. Ultima cosa, la green economy, di cui però abbiamo parlato parecchio oggi. Io, oltre a questo, però, permettetemi alcuni flash. Primo, io sono d'accordo, cioè sull'idea del progetto locale. Noi, l'hanno detto alcuni tra gli intervenuti, è assolutamente fondamentale non rincorrere alcune dinamiche relative ai flussi globali. Noi abbiamo dei presidi, delle tipicità, delle identità che sono storiche, che sono enogastronomiche, che sono agricole, e che questo, diciamo, ieri pure un po' l'abbiamo parlato, questo è un bene prezioso, perché mette insieme la dimensione economica con la dimensione anche della valorizzazione della comunità locale. Questo non è una cosa di retroguardia. Noi abbiamo fatto un'iniziativa, ho avuto la fortuna di fare un'iniziativa straordinaria a Roma col presidente dell'Uruguay, Pepe Mujica, perché poi noi abbiamo uno sguardo molto eurocentrico, no? Esistono esperienze nel mondo di governo che hanno investito su altre filiere, su altre dinamiche, e lui ti dice: l'Uruguay c'ha 5 milioni di persone, c'ha 30 milioni di pecore, e per noi contano quanto le persone. Come faccio a mettere insieme le 30 milioni di pecore dell'Uruguay con le 5 milioni di persone? E da lì nasce un modello di sviluppo per me interessante. Poi è evidente, noi siamo in un altro, diciamo, segmento, no? Ma io devo anche guardare con curiosità, e guardo con curiosità come Sanders ha affrontato le primarie americane. Perché Sanders, un giovanotto di 77 anni, riesce a riportare al voto, a mobilitare i ventenni americani? Perché dice una cosa semplice: basta col prestito d'onore, cioè col fatto che i ragazzi universitari americani, prima ancora di entrare sul mercato del lavoro, hanno 70-80 mila dollari di debito sopra la testa, e quindi per i prossimi 10 anni, questa cosa semplice ha mobilitato energie che la Clinton evidentemente non è stata in grado di mobilitare. Perché la Clinton non è stata in grado di mobilitare? Perché la Clinton, a torto o a ragione, è establishment. A torto o a ragione è establishment. Mentre Sanders parlava a un segmento della popolazione americana che era fuori, così come ha parlato a un pezzo della popolazione americana che è fuori dai giochi, in particolare la classe operaia bianca, perché non basta dire, diciamo, noi ci rivolgiamo alla classe operaia, bisogna pure qualificarla questa cosa, perché Trump si rivolge alla classe operaia bianca, propone il protezionismo, gli dice: guardate, i vostri nemici sono i messicani, possiamo andare via pure prima. Se questa è la provocazione, possiamo...
Allora, no, si sono appoggiati sull'interno. No, capito, scherzo. Quindi la dimensione del lavoro, dell'identità che viene dal lavoro, deve essere connessa con la dimensione della redistribuzione, dell'uguaglianza e della solidarietà, perché se no noi finiamo come i minatori bianchi di tanti paesi di aree interne americane che dicono viva Trump, viva il protezionismo, viva il razzismo, viva il sovranismo, e noi questa cosa non ce la possiamo permettere. Sanders, Trump, Corbyn rilancia una sinistra più tradizionale, eppure lui insomma un giovanotto, altro che rottamazione. Qui noi abbiamo bisogno di richiamare in servizio tutti, guardate, altro che rottamazione, noi abbiamo bisogno di essere tutti in servizio permanente dentro questo passaggio drammatico che vive il paese, e lì con una proposta più tradizionale riesce quasi a fare un'operazione straordinaria. Cioè la May ha chiamato le elezioni in un mese pensando di andare a spasso e gli è andato molto vicino, no? Quindi non è che non esiste, poi esiste Podemos con una logica tutta più di movimento, esiste Siriza, però noi dobbiamo sapere, e vado a concludere, che al di là di quello che vogliamo noi, no? Cioè se siamo meno vittime, noi siamo prigionieri della logica capitalistica, perché al di là dell'ascesi personale noi qui stiamo e qui viviamo e qui diciamo ci organizziamo. Il vento diciamo espansivo della globalizzazione liberista, quella che quelli come me combattevano a Genova insieme a Magnaghi, ad altri 15 anni fa, ha spazzato via il movimento comunista dal mondo occidentale. Oggi la fase regressiva della globalizzazione liberista, che è in crisi, rischia di spazzare via tutto il mondo del socialdemocratico, di tutte quelle idee, altro che i riformisti e rivoluzionari. I rivoluzionari sono finiti, i riformisti stanno in crisi, quindi sono categorie che noi dobbiamo rivedere complessivamente, perché questa botta che arriva, che rimuove la democrazia, perché qual è il punto? Che oggi, fino al 90, la democrazia è cresciuta insieme allo spazio che il capitale si è dato. Questa cosa si è rotta. Allora, o noi capiamo che lo spazio democratico è un presidio fondamentale sia per le comunità locali, sia quando discuti con il ruolo di un sindaco in questo momento è decisivo, secondo me, perché devi difendere là. Quindi il massimo di radicalità credibile, non velleitaria, perché poi se no ognuno ha, se dico socialismo, quello dice comunismo, ho capito, dopo usciamo da qua e il mondo è diverso da quello che ci siamo raccontati, no? Quindi un programma radicale, diciamo, credibile di cambiamento, e però anche la capacità di costruire alleanze sociali, sindacali, politiche, democratiche in grado di contrastare non solo, per quanto mi riguarda, una deriva sbagliata del Partito Democratico, per essere puntuali e chiudo, ma sapere che c'è il Partito Democratico. Poi ci sono le destre, che oggi hanno un vento sociale e culturale fortissimo alle spalle. Poi ancora non hanno trovato il leader, il contenitore, il nome, il cognome, ma lo troveranno, come lo hanno trovato le amministrative, in cui senza nome, cognome, sono diventate ultra competitive, e temo che i ballottaggi ci diranno cose pesanti da questo punto di vista, perché per esempio se perdiamo Genova, io penso che è un dramma, no? La prima città liberata da sola nel 45, una città storica, il congresso dell'MSI del 60, cioè di che dobbiamo, Genova 2001, Genova noi rischiamo di perderla, Genova noi rischiamo di perderla, così come gran parte dei ballottaggi che si vanno a fare. Allora c'è la destra, che per me non è uguale al Partito Democratico, io sono in contrasto col Partito Democratico, ma so distinguere il Partito Democratico, c'è la destra e poi c'è il populismo reazionario dei 5 Stelle, che si qualifica sempre di più come un populismo reazionario razzista, perché appena hanno preso la botta
alle amministrative, hanno cambiato l'ordine del linguaggio. A chi colpiamo? Qual è la cosa più facile da fare? Gli immigrati. Qual è la merce più facile da utilizzare in campagna elettorale? La xenofobia. E qualificheranno la loro campagna elettorale su questo. Allora, noi che stiamo costruendo un soggetto con tanta fatica, ma anche con un po' di passione, d'ambizione di provare a contribuire a sollevare questo paese dalla condizione in cui sta, dobbiamo qualificarci in termini programmatici, portare idee nuove, portare blocchi sociali vecchi e tradizionali alla rappresentanza e avere però anche lo sguardo di provare a costruire un'ipotesi di governo, perché questo ci qualifica e questo ci può dare quella forza e quella credibilità che in quest'ultimo periodo in qualche modo ci è mancata, no? Quindi noi non è che possiamo far finta di non vedere quello che ci è accaduto intorno. Ecco, io penso che tutta questa nostra discussione è preziosa se ha questa ambizione, quella di provare a costruire una sinistra forte, radicata sui territori, che però ha anche la volontà di cambiare concretamente il paese. Scusatemi, ma c'è una erba. Ringraziamo.